Spieghiamo meglio che cosa vuol dire che un sistema, come il nostro gas perfetto, è in equilibrio termodinamico. Vuol dire essenzialmente tre cose: che sta in equilibrio meccanico, termico e chimico. Abbiamo già visto che in una trasformazione che non è quasi statica ma è reale, non si può parlare di pressione del gas o temperatura del gas, perché pressione e temperatura sono diverse da punto a punto nel gas durante la trasformazione, per esempio durante una improvvisa, velocissima, repentina espansione o compressione. In questo caso, infatti, non c'è l'equilibrio meccanico perché sono presenti forze o pressioni non equilibrate all'interno del sistema. Come anche non c'è equilibrio termico perché la temperatura non è uniforme in tutto il gas. Cosa significa allora equilibrio meccanico? Vuol dire che la pressione deve essere identica in tutti i punti del gas perché, per esempio, l'espansione o la compressione o l'aumento di temperatura o la diminuzione di temperatura, di pressione e così via avvengono molto lentamente in modo tale che in ogni punto del gas la pressione sia sempre la stessa, sia uguale, diciamo uniforme, questa è la parola corretta, è uniforme in tutto il gas. Inoltre, la pressione interna al gas, che è uniforme, deve essere anche identica alla pressione dell'ambiente esterno. Quindi il gas non deve spingere di più o di meno dell'ambiente esterno sul pistone, altrimenti il pistone andrebbe incontro a una repentina, spostamento. Invece in ogni momento, ci deve essere una pressione equilibrata tra dentro e fuori. La risultante delle forze, delle pressioni che agiscono sul pistone deve essere nulla. Come anche deve esserci equilibrio termico, abbiamo già detto uniforme in tutto il fluido, ma anche stessa temperatura tra l'interno e l'esterno, cioè la temperatura interna al gas deve essere uguale alla temperatura dell'ambiente esterno. E poi ovviamente deve esserci equilibrio chimico, cioè mentre il gas subisce la trasformazione quasi statica, magari cambia volume, pressione e temperatura, però non deve anche subire una trasformazione chimica. Dunque, riassumendo, equilibrio termodinamico vuol dire che pressione e temperatura devono essere uniformi in tutto il gas, in ogni momento, e devono essere uguali a quelle dell'ambiente esterno. Questo garantisce trasformazioni quasi statiche e in realtà vedremo anche che garantisce trasformazioni reversibili. Lo accenniamo già da adesso, reversibili vuol dire che una trasformazione può essere invertita, per esempio un'espansione può diventare una compressione, o viceversa, oppure un aumento di temperatura può diventare un raffreddamento, semplicemente cambiando in modo impercettibile le condizioni esterne. Per esempio cambiando in modo impercettibile la pressione esterna, oppure la temperatura esterna. Infatti, abbiamo visto che pressione esterna e interna sono praticamente uguali, temperatura esterna e interna pure, allora con un impercettibile infinitesimale cambiamento delle condizioni esterne, riusciamo a invertire il processo. Per esempio, trasformare una espansione in compressione e viceversa, trasformare anche un riscaldamento in raffreddamento e viceversa.